sport, diciamo, in Italia amatoriale, nel senso che non si raggiungono dei profitti che permettono, insomma, di paragonarlo ad altri sport importanti, ma che ha però una visibilità superiore a tantissimi altri sport. Lo vediamo con i numeri che fanno le dirette televisive da Sky in giù. Noi avremo in questo evento una collaborazione importante con Super Tennis, in particolare Super Tennis, che è la piattaforma web di Super Tennis, dove gira un po' tutto il panel, e devo dire che la volontà è quella di riuscire a cogliere un momento che non sappiamo quanto durerà, nel senso che a un certo punto potrebbero svegliarsi le grandi piazze italiane e fare in cessa di questi eventi, quindi per restare come fare, stare in dimensione, potrebbe essere più complicato. Oggi in Italia c'è un grande evento di padel, e poi insomma c'è una serie di eventi minori dove comunque il livello è sempre abbastanza omogeneo. Noi abbiamo cercato in qualche modo di provare a stare un po' l'asticella e siamo riusciti, e oggi stiamo pubblicando insomma tra giorno un po' i nomi, ma oggi possiamo dire, ad avere 4 campioni a livello internazionale che arriveranno dalla Spagna, il più prestigioso e più paradigmatico, 22 della rete mondiale attualmente, ma è stato stabilmente per tanti anni, i primi 10 anni mondiali, quindi riusciremo a fare uno spettacolo sicuramente senza precedenti per la nostra città, per la nostra regione, ma in Italia, ma solo Italia come riferimento di livello superiore. È stata, vuol dire, una fatica, già perché per tutti è stata un po' la prima esperienza da questo punto di vista, e io ci ringrazio Francesco e tutto il circolo che si è messo a disposizione. Io riporto una battuta che però è molto vera, la federazione mi ha ancora chiesto perché certi tornei si fanno solo al sud, e mi ha riporto un battaglio di campo che ha affittato il prezzo costato, sono sempre pieni, non conviene fare tornei, al circolo del nord non conviene fare tornei di padre. Se un po' qua non si è messo a disposizione, effettivamente va che cresce. Crede nella crescita di questo sport che, io dico sempre, come magari Francesco ci darà anche tagli in più, la differenza tra un hobby per adulti e uno sport è che uno sport ha un movimento giovanile forte, importante, che cresce. E questo è il tentativo che bisogna fare, perché oggi il movimento degli iscritti, insomma, parlavo di diverse decine di migliaia di iscritti saranno federali, eravamo a 60.000 giugno, non so, in altre giornate, però la piramide in questo momento ha una base larghissima e il vertice è ancora abbastanza stretto, perché i giocatori di prima categoria in Italia sono veramente una manciata e se vogliamo in qualche modo riuscire a strutturare veramente dal punto di vista sportivo, anche con delle ambizioni e obiettivi di Tamazai, Italia, tipo gli europei del 2020, che sono andati male, perché la Spagna non ha partecipato, nel senso che purtroppo c'è ancora questo gap enorme tra la Spagna e il resto dei paesi europei. Però insomma il movimento in Italia cresce e noi abbiamo fatto una scelta, devo dire, sollecitata dalla federazione, ma di cui alla fine sono molto contento. I 4 campioni che arriveranno alla Spagna hanno scelto di venire a giocare in coppia con l'italiano, quindi non arriveranno con il loro socio, diciamo, tradizionale, ma vengono qui e giocano con uno dei più forti giocatori italiani, con uno. E questo, secondo me, sarà un'opportunità di crescita per i 4 che ci sono insieme, ma anche per chi sfiderà, perché si troveranno a giocare contro un livello che non sono abituati, e mediamente per imparare lo sport di forza l'asticella per qualcuno di livello leggermente superiore. E quindi, insomma, le premesse per fare bene, io dico, ci sono tutte, il clou dell'evento, evidentemente, saranno gli ultimi 2 giorni, sabato e domenica, i 4 di finale, finali e finali. E la diretta Super Tennis, ve l'ho detto, abbiamo fatto una serie di servizi che normalmente intorno in padre non si vede, cito le cose in prima di sabato, sono uno degli sponsor, il servizio con il fisioterapista, una delle migliori del torneo per tutti gli iscritti, poi dopo vorremmo arrivare, ma ci arrivo dopo per fare una domanda su un po' a tutti gli sponsor che ci hanno dato una mano, sia dal punto di vista economico, che è sempre importante, ma anche a riuscire a offrire veramente un'esperienza, un evento di gran livello. La cosa bella degli Open è che è aperto a iscrizione a chiunque, anche se la FIT, anche chi non ha mai fatto punti, e ci piacerebbe in qualche modo che in quarta categoria che vengono a giocare questo torneo, che ce n'è, ma bisogna giocare, si porti a casa un'esperienza indimenticabile, quindi un evento che tiene insieme sia la base del movimento sportivo, sia il vertice che poi si esibirà, così, perché poi a un certo livello sono veramente degli show, si vivrà negli ultimi 2 giorni. Mi fermo, dopo magari faccio i dettagli anche magari dei nomi degli iscritti a
internazionale, però lascio la parola a Francesco per cosa deve fare per il centro Europa. Grazie. Allora, intanto volevo ringraziare anche tutti quanti, in maniera particolare l'assessore, veramente questo impegno che ha fatto per organizzare questo torneo, che devo dire in Italia forse è uno dei più importanti che ha dopo la Carta del Padre Cadere, forse uno dei più importanti che ci sia. Questo è possibile anche e soprattutto grazie alla struttura che abbiamo noi a Parma, nel senso che abbiamo due campi, abbiamo la possibilità di fare giocare appunto dei giocatori di livello con dei campi adeguati che poche strutture hanno, e soprattutto veramente per l'organizzazione che insomma sembra una cosa abbastanza semplice, invece abbiamo visto poi lavorandoci che ci sono apposta la nostra prima esperienza, quindi sicuramente alcune riflessioni ci saranno, però insomma tutte esperienze. Speriamo negli anni futuri di poter affrontare un torneo ancora di più di livello maggiore. Questo è veramente per organizzare questi tipi di tornei, sono importanti anche gli sponsor che appunto si danno una mano per poi diciamo organizzare meglio la chiamata di insomma, di creare un indotto che diventa anche un piacere per chi viene a vedere questo torneo. Da vedere che verranno organizzati dentro degli stand, ci saranno insomma delle sorprese per tutti quanti. E, tra l'altro, vi invito veramente a venire a vedere sabato e domenica le fasi finali del torneo, perché è uno sport che se non avete ancora visto, che si inizia a vedere, è uno spettacolare esagerato. Nel senso che ci sono degli interventi, delle azioni che sono veramente da pochi spot, che diciamo al massimo è veramente emozionante da vedere in ogni suo punto, si crea veramente un pathos a vedere tutte queste tipo di attività. Noi come centro stiamo anche noi iniziando a migliorarci, nel senso che abbiamo più di 300 iscritti come diciamo corsisti, cioè che vogliono imparare a migliorarsi. Abbiamo circa un stato massimo 600 giocatori che frequentano il centro, solo riguardante il padre e il padre. E c'è una cosa molto bella che ci tengo in maniera particolare, che stiamo intervenendo sulla cosa più importante, ossia sulla scuola dei bambini. Appunto, avendo la possibilità di avere più campi, perché il problema fondamentale sono appunto, data la richiesta esagerata, avere la possibilità di avere più campi per poter fare determinate cose, quindi siamo riusciti a fare una scuola per i ragazzi che si aggira di circa 70 bambini, ma che sono sicuro che nel giro di dicembre e gennaio diventeranno quasi 2, e quindi là diventeranno un grosso problema. Tant'è vero che adesso abbiamo praticamente facilitato con il padre per gli altri 12 campi, quindi questo sicuramente darà un po' più spazio a chi veramente chiede di poter fare il corso oppure di prenotare, perché c'è della gente che prenota in campo anche le 11 di sera, per avere più spazio, che è una cosa veramente un po' particolare. Sottolineo ancora ringraziare il Comune, perché per fare questi tipi di eventi se ne fanno, cioè il torneo, ce ne sono, ne fanno uno ogni mese di un certo livello, però fare quel saltino in più è una cosa veramente che vale la pena, perché noi siamo in Italia, siamo a un livello veramente molto più basso rispetto alla Spagna, noi in Italia siamo già a un livello alto, cioè, dopo la Spagna ci siamo noi. E portare della gente di questo livello ci fa capire quanto può esplodere questo in Italia e quanto bello vedere i giocatori di un livello esagerato, perché diventa proprio un incentivo a migliorarsi per tutti quanti, dai meno capaci ai meno capaci. Quarta testa di serie, non volevo portarmi male le coppie, che sono sue coppie di mente, Alfante Alemandi della testa di serie numero 1, e poi Bruno
Italiano 2020 con Rafael Mendez Ruiz, Daniele Cattaneo, Dani Cattaneo gioca con Sanchez Serrano e Alessandro Tinti gioca con Valdez Gonzalez, per cui sui social questi nomi li pubblichiamo tutti. Tra l'altro mi ha fatto particolarmente piacere che Sanchez e Valdez sono una coppia, quindi vengono qui ma si scoppiano, nel senso che hanno accettato di venire entrambi e giocare con un compagno nuovo che hanno magari incontrato in qualche torneo ma con cui non avevano mai giocato, quindi insomma è stata anche una grande disponibilità da parte loro, cioè, sottolineato. Prima era lo sport, ultimo, ma non ultimo, l'importanza, insomma, volevo anche sottolinearmi il valore del padel oggi si avvicinare, riavvicinare persone allo sport che magari avevano abbandonato, e in un'ottica nostra, come città, una visione di benessere collettivo, di uno sport che deve essere un po' centrale, riuscire ad avere degli sport che avvicinano persone che magari non facevano più sport è veramente molto, molto importante. E insomma, un po' per la facilità di avvio rispetto ad altri sport, un po' perché diciamo che non è una scherza che lo sport, che ha citato un sport che è andato in voga dagli anni 90, insomma è uno sport che avvicina persone appunto all'attività sportiva. Allora, ci sono un altro discorso che specialmente con molti loro sulla collaborazione che va appunto all'impegno economico, il mio sponsor sport che è anche qui presente, che ha voluto, al di là della presenza come marchio, realizzare un macane che è una diversa categoria, una cosa che non ho detto è che avremo l'inclusione dei pallelloni per ogni categoria, quarta, terza e seconda, quindi anche il giocatore di quarta categoria che evidentemente ha, diciamo, poche chance, uno sport molto impossibile, ha poche chance di portare a casa il risultato principale, ha la possibilità di farsi inclusione nella quarta categoria con dei premi offerti da Eros, altro sport. Nella terza categoria abbiamo il trofeo Macan che mette a disposizione dei borsoni bellissimi, devo dire, di pelle, tra i vincitori del torneo di terza, e cercheremo di andare alla finale di terza categoria prima della finale, della finalissima maschile sul centrale, tra l'altro, abbiamo anche due giocatori del nostro territorio che se la possono giocare, sono Topolini e Montenegro, ma due tennisti soprattutto, ma che si divertono e fanno divertire anche sul giocato da padel. Il trofeo di seconda e poi di prima dove c'è 5.000 euro di premio, mi piace sottolineare l'impegno che abbiamo messo nel garantire, cosa più unica che ha, di Monte Premi che dura di più uomini e donne, 5.000 e 5.000. Si fa una gran fatica, non lo nascondo, a fare dei numeri importanti come coppie sulle donne, però io volevo che noi insomma avessimo la stessa senza costo, che ha dato le stesse opportunità alle donne. E poi dopo, insomma, di avere un mandrake, è possibile che si raggiunga la stessa numero di coppie che non sarà così, però abbiamo già le due coppie più forti dell'italiano iscritte, ci piacerebbe, se non stiamo lavorando in questi giorni, per stimolare anche un po' la base, i giocatori di casa nostra, quarta e terza categoria, che vengano in qualche modo a giocarsi e a divertirsi, perché è veramente un'esperienza importante. La Certosu, cioè un problema importante della città, che si occupa di attrezzature per il fitness principalmente, home gym, ma anche palestra, poi magari ci si raccontano anche qualcosa, o potrebbe essere quello che decisamente lo usano tutto quanto, e che pure sono discorsi tecnici molto importanti. RA ci ha fornito le maglie, che dopo vi facciamo vedere una foto per staff e giocatori. Cecchila, che in città, devo dire, ha una presenza molto forte, non scontata, non banale, perché al di là di impegno calcio sono tanti gli eventi che supportano, come l'8 km del Fus, la Cecchila Arancia, la Cecchila Arancia, una, ma poi anche la Mezza Maratona. Ulisso, che con Farmascopio presente, mi fa molto piacere avere diversi sponsor locali, ha fornito le palline, sono tanti, quindi giocherà, su questo livello si cambiano veramente più del tanto. I giocatori hanno un plan precedente, una cosa che viene a essere dei campi molto belli per i nostri, li conosce anche del circolo, sono, questo è un dettaglio tecnico, sono un po' più lenti di altri campi perché hanno meno qualità e quindi i giocatori hanno richiesto di cambiare le palle più spesso rispetto a quanto non si faccia normalmente i tornei, e ecco qua il Parmasport insieme a Wilson ci hanno raddoppiato la fornitura rispetto allo slam. E questo ci permetterà di avere un dettaglio che renderà le partite spettacolari, perché picchiare la palla fuori dalla gabbia e dire qualcuno che la recupera, direi di fare un tubo, se no la palla non esce. Come
Conan, con cui abbiamo avuto consolidato tanti clienti sportivi, ultimo in ordine cronologico il Festival dello Sport, in cui ci sostengono da tempo, che fornirà materiale per il Parco Gara, Ben Salcher, più presente per diciamo, l'assistenza ai giocatori, sarà presente in tutti i giorni di fisioterapisti, io, Stefano Cipreme, per le categorie, diciamo, oltre la prima, quindi seconda, terza e quarta, e Luz Sustainable Mood, che è una società di parte molto giovane, che fa parte delle start-up incubate dal progetto Deep Village di Carriera Agricole, che fa abbigliamento interamente, filiera interamente ecosostenibile nei materiali, nella produzione, nella tutela dei lavoratori, che ha voluto fornire dei premi per le altre categorie come IOS e regalerà un buon sconto di salire nel parco gara a tutti i giocatori. Penso che ho detto tutto, l'ultimissima cosa, come avete detto, l'ingresso pubblico è gratuito con Green Pass, quindi ci sarà la possibilità di accedere gratuitamente su tutte le giornate. È evidente che vuole lavorare spettacolo da venire in avanti, se vogliono più di livello più alto, diciamo che è aperto tutti i giorni, anche per chi volesse in qualche modo avvicinarsi per la prima volta a questo sport. Chiedo a Conan di qua se vuole aggiungere qualcosa. Grazie mille. Non vi nascondo che per noi questo passaggio, questo avvenimento, questo sport è già tempo che stavamo progettando. Un anno fa, più di più, un incontro con un responsabile direttamente da casa, ci siamo chiesti quale potrebbe essere qualcosa che si avvicina all'immagine della nostra marca. Secondo me queste due sono le due che richiamano sicuramente tanta sportività. L'idea era già progettare il lancio della nuova camping, la nostra balcona sportiva, piccola, e di dire avvicinarsi a questo sport, un sport che sta richiamando tantissimo interesse, uno sport in cui alla fine crediamo. E questa opportunità è stata unica, diciamo che ci siamo tuffati dentro immediatamente. Tra l'altro la combinazione vuole che lo stesso lancio della vettura avvenga nella settimana, per noi è stato perfetto. Ripeto, e credo che in futuro continueremo ad avvicinarci, avvicinare il nostro marchio dello sport. Noi ci crediamo tantissimo. L'organizzazione per quello che vediamo perfetta, quello che a questo punto vogliamo è tanto divertimento e sicuramente tante persone a vedere a partecipare. Grazie. Grazie. Non ho citato l'ultimissimo Sport Face che cerca in qualche modo a far arrivare l'evento, diciamo, nelle case, intendo sui telefoni, soprattutto per ormai notizie, diciamo, sui telefoni di tutti gli appassionati del Sport Face Media, che è molto presente sui propri racchetti. Ma anche sul padre, ma hanno voluto collaborare con noi, ci eravamo già conosciuti in occasione di eventi di tennis, hanno voluto collaborare per cercare di dare più di una torneo, che poi dicevo poi all'inizio, per noi al di là dell'esperienza di gioco, è una straordinaria opportunità di conoscere il territorio, quindi speriamo che anche attraverso questo torneo si riesca, quando insomma, sperando che le condizioni siano sempre più tranquille e piacevoli, di portare tanti per questi avanti, quindi anche attraverso lo sport. Dicevano che sempre di più le persone quando si muovono per turismo chiedono anche la presenza di grandi sportivi, in particolare il padre, qui abbiamo la testimonianza di uno che va via quando c'è chiama, parte elevato, insomma, sposta persone, e questo per noi è importante perché poi genera ricchezza e benessere in quella città. Io non so se qualcuno ha aggiunto qualcosa, mi saluto, ringrazio. Marco, avevo soltanto una domanda, se ricordi qualche nome di giocatrice invece. Sì, sicuramente è Emily Stellato, la sua sorella, che è il numero uno in Italia e che forse è una delle poche giocatrici che riesce a entrare nel tabellone del globale più. Per farvi capire, i migliori italiani non entrano nel tabellone del globale più. Quindi per entrare nel globale più di fare paesi in tre paesi, quindi sono i tornei per entrare nel tabellone. Gli italiani come giocatrici abbiamo due che sono il suo sorello e la Stellato e il Cerato. Sono gli uniche che hanno realizzato, gli altri insomma fanno fatica. Secondo me la cosa molto bella di questo torneo, che si è evidenziato poco, è proprio la complicità dello spagnolo che gioca con Finti, che è il campione italiano indoor, e quindi secondo me diventa veramente un punto molto bello da vedere. Cioè, italiano o spagnolo, è una formula che a me piace veramente tantissimo.
Questo ha portato magari a far paura a alcuni giocatori italiani di livello nell'essere presenti, però invece diventa proprio spettacolare come evento. Non solo a voi stessi, ma stamattina mi ha detto, lo faccio, Carmine Tesonato, che sono due argentini che vivono in realtà in Italia, che hanno diciamo, dominato il circuito italiano fino a questo momento, hanno vinto la tappa di Palma di 3 settimane fa. Hanno vinto gli ultimi 9 la prossima finale. E saranno presenti, però avranno ovviamente una gara piuttosto perché stavolta perché ci sono per dire Carnegie è stato il 18 al mondo, quindi Giumano, un giocatore che ha giocato a livello molto alto. Marco, mi sei stellato su Sarello Campigotto, è la quarta che non la sono persa. Diciamo che insieme alla Vinci che è per impegni veramente personali. Ecco, infatti che si è scritta subito appena abbiamo iscrizione e questo dovrà cancellare per impegni personali. Perché è una classe importantissima. Infatti. Lo stavo chiedendo perché avevo fatto un'intervista per aver detto, pensavo che anche stavolta venisse per te. Grazie. Non ci sono domande, ci vediamo. Sì.